Giuseppe. Carmen, lo devo dire? 29 anni. 31. Vi siete dati un soprannome, un nomignolo con cui vi chiamate in intimità? No. Quando e no. Dove vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti a Torre Muso, un evento che praticamente non è celibato al mio stile. Ci siamo conosciuti all'asilo, da piccoli. Poi ci siamo frequentati dopo. Ci siamo ritrovati e al matrimonio dello zio di Giuseppe e da lì abbiamo cominciato la frequentazione. Amore a prima vista? No. No. Chi ha fatto il primo passo? Io. Il primo passo, diciamo io. Quando e dove il primo bacio? In macchina. In macchina. Dello zio. Era di notte e eravamo un po'... Cos'è che non sopporti di lei? Riletti. Niente. È troppo preciso. Cosa adori di più di lei? È sociale, è solare, gli piace stare in mezzo alla gente. È la sua precisione. La vostra canzone? One Day. Lungo discese pericolose, come si chiama quella? La One Day, ce ne sono parecchi. Raccontaci di una cosa che ha fatto per te che ti ha stupito più di ogni altra. Mi ha fatte tante. Allora, mi ha accompagnato qui, se n'è riandato. Dopo un mese è ritornato qui, poi se n'è riandato e poi è ritornato a prendermi qui. Ne fa parecchie. Compleanno a sorpresa, che ci sono rimasto il primo anno che sono, ci frequentavamo. E ha fatto questo compleanno a sorpresa insieme ai miei genitori. E poi regali, cose, sempre meno bene. Quando avete deciso di sposarvi? L'anno scorso. L'anno scorso, 2017. Vino o birra? Nessuna delle due. Vino. Carne o pesce? Pesce. Carne. Bianco o nero? Bianco. Bianchissimo. Il tuo piatto preferito? Couscous. Pasta col sugo. Il suo? Pasta col pomodoro. Il suo penso pure lo stesso. Anche se era un po'. Fa dieta. Visto che prima del matrimonio non si può fare sesso, come sarà la vostra prima notte di nozze? Non lo dico. Penso che saremo ubriachi e andremo a dormire. Quale indumento sexy ha indossato per te? Lui! Si chiama l'indumento mutandine, tanga, reggiseno. Quale parte del suo corpo ti piace di più? La pancia. Il seno. Fai uno sguardo sexy verso la telecamera. Come vorresti chiamare tuo figlio? Antonio. Non lo so, lo deciderei. E se figlia? Maria. È indifferente. Fai una dichiarazione d'amore. A Giuseppe.